Salve, tra poco, oggi 2 febbraio 2016, inizierà il Salotto Caracci con un filosofo amico Fabio Botto che presenta niente po' di meno che un inedito. Ecco, il Salotto Caracci non è abituato ormai da anni agli inediti, ma quando un inedito si presenta nella forma di questa qualità, ossia della qualità di questo titolo e di quello che c'è dentro, La rivolta dei nati senza camicia, storia e critica del privilegio. Beh, il mio augurio non è soltanto quello di presentare un libro così bello, anche se inedito, ma soprattutto sperare, anche e soprattutto sperare che venga pubblicato. Storia e critica del privilegio. Fabio Botto insegna, ha fatto anche un dottorato di ricerca recentemente. È una delle persone, devo dire, a Milano più sottili dal punto di vista speculativo che il sottoscritto conosce, non sempre, ovviamente, l'Accademia riconosce i soggetti più capaci, ma questo è un altro discorso. Ma rientra già però nella storia e critica del privilegio che Fabio Botto analizza e sviluppa qui. La rivolta dei nati senza camicia. Chi sono i nati senza camicia? Sono i non privilegiati, quelli che Fabio Botto chiama praticamente non privilegiati o addirittura disonorati, che non hanno cioè né il privilegio né l'onore in qualche modo di partecipare alla elite o alla società bene o alla cultura che comanda, che monopolizza, praticamente alla cultura dominante. Questo libro, questo inedito è un pamphlet. È un pamphlet con tutti i caratteri del pamphlet, un pamphlet graffiante, un pamphlet ironico, un pamphlet sarcastico, che ricorda in qualche modo la filosofia fatta col martello, no? Di Nietzsche, ampiamente citato. La rivolta dei nati senza camicia. Nati senza camicia siamo tutti noi o sono tutti coloro che non riescono naturalmente a attingere, cioè non sono ammessi in quella comunità di eletti, di privilegiati, di onorevoli o onorati, che si costituisce ogni volta nella società e che ha una storia, anzi ha una sua antropologia. Qui Fabio Botto, come dire, ottimo e puro filosofo sostanzialmente, apre le porte alle scienze umane, soprattutto alla sociologia, cita ampiamente Bourdieu, e alla antropologia, cita Gehlen e altri. Antropologia e sociologia oggi ampliano i confini come scienze umane della filosofia pura che secondo alcuni deve appunto arricchirsi di questi nutrimenti. Nell'introduzione si dice appunto intanto il mondo va sempre peggio. Beh, inizia con un'attestazione quasi da bar, no? Il mondo va sempre peggio e forse si stava meglio quando si stava peggio, ma questo inizio molto divulgativo è soltanto appunto l'inizio, l'incipit provocatorio di un excursus, veramente di un'analisi, di una genealogia, potremmo dire, dell'antropologia del privilegio, del regime simbolico del privilegio. Questa è una frase, un'espressione che Fabio Botto usa spesso, regime simbolico del privilegio. Ossia il privilegio che, secondo alcuni, da Marx in poi, naturalmente, passa attraverso soprattutto un substrato economico, un surplus, una differenza economica. Secondo alcuni passa attraverso invece differenze di tipo sociale, secondo altri differenze di tipo appunto politico. Beh, Fabio Botto scomoda in questo caso l'antropologico e il simbolico, intendendo come simbolico quell'humus, quell'habitus culturale nel quale tutti quanti noi non soltanto cresciamo, ma nasciamo. Addirittura Fabio Botto praticamente interpella e mette in campo una ipotesi che coinvolge addirittura l'ereditarietà del simbolico del privilegio. Cosa vuol dire questo? Che noi nasciamo già più o meno privilegiati, più o meno non privilegiati, più o meno onorevoli, più o meno disonorati, già in partenza, no? Sembra una posizione veramente quasi fatalistica, ma è proprio contro il fatalismo che Fabio Botto lancia le sue frecciate e getta i suoi colpi di piccone in questo libro. Manca, dice Fabio Botto, una letteratura del privilegio. Negli anni del
Settecento, poco prima della Rivoluzione francese, era Sillé che aveva scritto un pamphlet saggio sui privilegi, ma aveva a che fare con naturalmente l'attacco all'ancien régime, no? Che precedeva la Rivoluzione appunto francese. Ma a parte questo saggio sui privilegi, pubblicato appunto, abbiamo detto, nel XVIII secolo, manca una letteratura del privilegio. Certo, noi potremmo subito pensare, privilegio ci fa subito pensare a potere, quindi anche alla critica del potere che è stata fatta, per esempio, dalla scuola di Francoforte, con Adorno, Horkheimer, con Marcuse, con Eric Fromm, no? E potremmo pensare quindi ad attacchi al potere, alla struttura della famiglia, alla struttura borghese della società pre e post capitalistica. Privilegio ci fa pensare per esempio anche alla schizoanalisi dei saggi di Gilles Deleuze, alla microfisica del potere di Michel Foucault, eccetera. Quindi ci sono chiaramente studiosi che ci vengono in mente quando parliamo del privilegio, no? Ci sono studiosi, tutti figli in qualche modo, figliocci di Friedrich Nietzsche, che appunto cercano di elaborare una sorta di genealogia del potere. Ma il potere qui Fabio Botto lo chiama privilegio, che viene da privus lex legis, privus ossia privato appunto, e lex legis è la legge in qualche modo di colui che è single, quindi la legge del privato, la legge per il privato, la legge per il single. Questo è praticamente l'etimologia della parola privilegio. Oggi diremmo addirittura lex legis, lex ad personam, no? Ma il privilegio ha proprio questo tipo di etimologia, che ha dentro la parola sia privato, sia appunto lex legis, sia la parola legge. Qualcuno erroneamente potrebbe anche dire privilegio è colui che è privo di legge, cioè è un fuorilegge. In effetti sarebbe anche vero che il privilegiato è un fuorilegge, perché si pone fuori dalla legge in un terreno che, come direbbe Agamben o qualcun altro, è il sacro poi, sostanzialmente. Anche Agamben viene citato. Genealogia del potere, naturalmente, rimanda anche ai saggi di Derrida, ad Habermas, a Nancy, a Toni Negri, che viene appunto citato, ma anche alla teoria del diritto di John Rawls, e poi, naturalmente, come abbiamo detto, al concetto di sovranità definito da Giorgio Agamben. Ora, poi nel mondo ancora più moderno e contemporaneo, filosofi come Badiou, come Zizek, come Sloterdijk hanno praticamente dato delle picconate, anche loro molto molto forti, praticamente alla situazione del momento, ai privilegi, ai privilegiati, soprattutto parlando però di qualcosa addirittura come rivolta e rivoluzione, su cui Fabio Botto dirà delle cose. Quindi saggio sul privilegio, saggio sui privilegi, sulla storia, l'antropologia del simbolico del privilegio, è fatto appunto per dichiaratamente per colmare un vuoto. Si parla tanto di privilegi, si parla tanto, ci si lamenta tanto, no? C'è l'indignazione, no? Attraverso la TV, attraverso i dibattiti, l'indignazione. Ma sostanzialmente poi non si va mai a scavare dentro l'antropologia e la storia del privilegio, dentro la genesi del privilegio. E al massimo ci si accontenta appunto di, con Marx per esempio, e con il marxismo, di dire che in fondo il privilegio è capitalistico, economico, no? Non si va sostanzialmente ad analizzare soprattutto il simbolico, quindi quello che Fabio Botto descrive e definisce come il regime simbolico del privilegio. Ecco, colmare un vuoto, la critica sociale del potere come appunto privilegio, però, dice Fabio Botto, ha anche la sua ombra, cioè bisogna vedere che cosa c'è dietro e soprattutto cosa la critica, illuminando il potere, nasconde il suo malgrado. Qual è junghianamente l'ombra non del potere, ma della stessa critica al potere, in questo caso come appunto privilegio. Uno slogan molto americano, molto occidentale, che Fabio Botto smonta facilmente, è quello del self-made man, no? Dell'uomo che si fa da sé. Perché l'uomo che si fa da sé è il contrario dell'uomo che in qualche modo è strutturato ed è condizionato, potremmo dire, da un humus sociale, da uno status simbolico, sociale, culturale, oltre che economico, nel quale non soltanto si sviluppa, ma addirittura nasce.
Quindi il self-made man è una costruzione fatta dall'alto, non fatta dal basso, da coloro che non sono né dei privilegiati né degli onorati. E sul self-made man, appunto, torneremo perché è la mentalità tipica, appunto, americana, che sostanzialmente dice, attraverso anche i suoi teorici di Stato e, come dire, casse di risonanza delle multinazionali, anche certe volte, o di una certa mentalità, che l'uomo appunto deve farsi da sé, deve lottare per staccarsi in qualche modo dalla massa. Tutto quello che l'uomo è diventato, come ricco, come potente, come privilegiato, è tutta farina del suo sacco. Ecco, su questo Fabio Botto non solo stende un pietoso velo, ma altrimenti lancia le sue frecciate. Ecco, un altro slogan che Fabio Botto smonta, e non è soltanto lui, per esempio, anche Diego Fusaro dice qualcosa del genere, Diego Fusaro che è stato qui al Salotto, è questa autoconvinzione od eteroconvinzione, cioè una convinzione che a volte la gente comune, ma che viene poi indotta, che il malessere individuale è colpa dell'individuo, del sé dell'individuo. Se il mondo va sempre peggio, il problema sono io, no? C'era Cartesio, come cita Fusaro, che praticamente proprio del discorso sul metodo a un certo punto dice cambiare se stessi piuttosto che il mondo, perché se il mondo è quello che è o voglio trasformarlo, devo partire da me. Questo naturalmente sembra quasi ragionevole, no? Sembra quasi saggio, sembra quale, quello che in fondo dicono le persone intelligenti, no? Cambiare me piuttosto che il mondo. Ma sostanzialmente poi questa diventa una posizione in cui non soltanto ci si incolpa dei mali del mondo, però non si fa nulla, non si fa nulla, si fa poco, per cambiare il mondo davanti a me, anzi il mondo in cui io sono, che condiziona quello che io sono, no? È un po' il rovescio, come dire, antropologico e filosofico della frase, appunto, finora i filosofi hanno soltanto trasformato il mondo, si tratta di cambiarlo, però hanno soltanto, diciamo, rappresentato il mondo, si tratta di trasformarlo. Potremmo dire con Fabio Botto, e non soltanto con lui, finora i filosofi, anzi la gente comune, ha sempre pensato di trasformare se stessa e non il mondo, si tratta di trasformare il mondo per, di conseguenza, trasformare anche se stessi. Questo è un libro, come dire, forte, scritto con il martello anziché con la penna, ma comunque sottile, è un pamphlet, è assolutamente, mancante nel panorama della filosofia, soprattutto italiana. Ecco, all'interno del regime simbolico della predestinazione, Fabio Botto cita Gilbert Durand con il suo libro Le strutture antropologiche dell'immaginario, introduzione all'archetipologia generale. Perché cita questo libro? Perché l'autore Gilbert Durand distingue fra praticamente un regime diurno e un regime notturno, ossia applicato al privilegio, ciò appunto vuol dire che nel regime simbolico, al primo regime simbolico diurno, corrispondono, e cito, tutte le espressioni maschili di razionalità, di differenziazione tra le cose, dominio regale sul mondo, movimento ascensionale, trascendenza mistica. Ecco, quindi al regime diurno del simbolico, soprattutto per quanto riguarda il privilegio, che è ciò che interessa a Botto, corrispondono proprio tutte queste rappresentazioni, della luce, della spada, del sole che disperde le tenebre, lo scettro appunto regale, quindi anche la stessa razionalità come luce che fende il buio, no? Tutte immagini in qualche modo maschili, immagini di dominio, immagini di luce che penetra e qualche volta devasta, no? Invece il registro notturno appunto è caratterizzato invece dalla dimensione femminile dell'intimità, della nutrizione, della digestione, dell'utero, della tomba, della discesa, dell'immanenza. Ecco, i suoi simboli sono la coppa, la caverna e la tomba. Ora, qui in Fabio Botto c'è una critica del privilegio dal punto di vista della dimensione, come dire, diurna, ossia praticamente di quella dimensione in cui c'è diurna, che sarebbe la luce del privilegio in questo caso, che non soltanto nasconde se stessa, ma cerca di illuminare l'ombra, anzi di fare, come dire, tabula rasa di tutto ciò che è di ombroso, in questo caso di tutto ciò che è femminile e di notturno c'è nel mondo.
Cioè il privilegio ha a che fare, è chiaro, qui lo si capisce, con il regime diurno del potere. Quel regime diurno che naturalmente ha anche il privilegio, oltre che di conservare se stesso, anche di illuminare l'altro da sé, illuminandolo, colonizzarlo potremmo dire, no? Illuminandolo o neutralizzarlo, quindi cancellare l'ombra, come nell'illuminismo poi sostanzialmente, no? Che era il trionfo del regime diurno. E questo ha a che fare con il regime simbolico del privilegio, perché anche quando si parla con Platone del mito della caverna, in fondo sostanzialmente tutto è indirizzato al primato della luce, anzi della idea. Che cos'è l'idea se non ciò che io vedo, che l'anima vede, che cioè è illuminato? Che il mondo sia servo dell'idea vuol dire che l'idea domina il mondo come regime diurno. Naturalmente, trasformando il regime notturno anche in regime diurno, oppure considerando il regno degli abissi, del male, del basso, dei fondi. Ecco, anche l'idea platonica è l'aspetto che concede la prospettiva su ciò che è presente, su ciò che è illuminato. Dice Fabio Botto, l'idea non fa apparire qualcosa d'altro dietro di lei, è essa stessa ciò che risplende, a cui importa solo del proprio risplendere. Ecco, all'idea, come simbolo del regime diurno, interessa soltanto il proprio risplendere, appunto, la luce che risplendette nelle tenebre, la luce che colonizza le tenebre, che invade le tenebre. Le tenebre non hanno uno status simbolico, come dire, rispettabile e rispettato proprio perché la luce le deve colonizzare. E quindi la luce in questo caso si concentra sul concetto di idea, che ha a che fare, come si sa, con lo sguardo, con il vedere, già dai tempi di appunto Platone, della dottrina di Platone sulla verità, appunto parla Heidegger nel saggio del 1942 che Fabio Botto appunto cita. Quindi se, ripetiamo, Dumont distingue appunto fra regime, Durand, scusate, confonde, cioè distingue fra regime diurno del simbolico e regime appunto notturno, è ovvio che qui praticamente il regime notturno può essere incamerato, può essere incluso in quello che si chiama ombra in senso appunto junghiano. L'ombra che appunto è sempre ombra immaginale, in questo solco dell'ombra immaginale di cui bisognerebbe prendersi cura naturalmente, come si è presa cura la filosofia di Goethe, di Novalis, di Paracelso, di Schelling, di Cassirer, di Bachelard, di Duras, pur stesso di Corbin e di Hillman, il pensatore amato da Fabio Botto. Ecco, questa dimensione appunto dell'immaginale simbolico farebbe tutta parte di quel regime notturno, per dirla con Gilbert Durand, che è stato cancellato dal monopolio occidentale del regime diurno, ossia del regime della luce, quella che spazza le tenebre. E spazzando le tenebre spazza quell'altra metà del mondo che è l'ombra, che è la notte. Ecco, un altro forte appunto attacco che in questo saggio sull'origine del privilegio Fabio Botto appunto sferra, è contro i nobili e puri insegnamenti di liberazione e di redenzione. Cioè, ci sono i puri e duri nella storia del pensiero, sono i guru del pensiero, sono quelli che hanno provato a gettare fasci di luce, quelli che hanno dettato i grandi valori, quelli che sono diventati i grandi modelli e che hanno sostanzialmente dettato i grandi parametri di bene, di verità, di bellezza, no? Naturalmente per citare le tre dimensioni più importanti, quella morale, quella estetica e quella ontologica e quella filosofica. Eppure, cosa c'è dietro questi messaggi di salvezza, di redenzione dell'umanità? E chi sono stati i nostri salvatori, i nostri redentori, quelli dietro i quali si è accodata la cultura occidentale? Siamo proprio sicuri che anche questi, e soprattutto questi, non usufruivano del regime simbolico del privilegio? Questa è la grande provocazione, perché poi vedremo quali nomi fa Fabio Botto, addirittura permettendosi
andare contro la grande cultura occidentale per indicare proprio i grandi fautori dei messaggi liberatori, utopici, che hanno fatto poi, che hanno seminato storia di liberazione e di salvezza, messaggi quindi liberatori e soteriologici, potremmo dire. Al punto che la storia andrebbe male, oppure il male sarebbe il non essere al passo dei grandi modelli fissati, i grandi parametri, i grandi paradigmi appunto fissati da questi, come dire, mentori della storia, da questi illuminati, da questi privilegiati della storia che hanno avuto la possibilità di far sentire il loro messaggio e di trasmetterlo non soltanto all'altro, a se stessi, ma a tutta appunto l'umanità. Che cosa c'è dietro i messaggi di appunto redenzione? Cito: quanti sono ancora coloro oggi convinti, quanti sono ancora oggi convinti che tutto ciò sia solo, si fa per dire, l'imbarazzante conseguenza del sistematico tradimento o della mistificazione dei sacrosanti principi di salvezza e di liberazione ad opera di pochi scaltri manipolatori interessati al potere e allo sfruttamento del loro pensiero, è consigliabile a questi che questi si dedichino a qualche altra lettura per loro più edificante. Si è detto senza offesa, cioè praticamente Fabio Botto sconsiglia questa lettura a quelli che appunto credono che i mali del mondo consistono nel fatto che l'umanità non sta seguendo le grandi idee, i grandi modelli, i grandi uomini, i grandi parametri diciamo di riferimento della cultura occidentale. Eppure, in nome del bene, della luce, della liberazione, della salvezza, si sono naturalmente fatte carneficine, come purtroppo anche oggi si vede, in nome appunto di questi grandi valori, insegnamenti così puri, nobili, cito, di ampia portata spirituale, del tutto al servizio della liberazione degli ultimi, non dovrebbero poter essere così facilmente suscettibili di venire rovesciati nell'esatto opposto in un numero così elevato di casi e in modi così aberranti e disumani. Deve esserci piuttosto qualcosa di profondamente radicato in quei valori, che, è bene non dimenticarlo, spesso sono i principi dominanti della storia umana, qualcosa di incistato nella radice più profonda del bene, della luce, della liberazione, della salvezza, che ha fatto sì per un tempo immemorabile che in loro nome l'umanità sia stata avvelenata dall'odio, offuscata nella mente, incatenata nel cuore, tradita dalla storia. Beh, parole molto, molto dure, questo è il vero martello di Fabio appunto Botto. La vita dei non privilegiati era destino? Se noi nasciamo e cresciamo come non privilegiati, era destino che lo fosse? Il calvinismo direbbe di sì, come anche un certo cristianesimo, alla San Paolo. Ma era destino che noi fossimo dei non privilegiati, che noi facessimo parte della categoria dei non privilegiati e dei, diciamo, disonorati? Era un destino che i privilegiati fossero tali fin dalla nascita. Addirittura, dice Fabio Botto, fin dalla famiglia, no? Sembra quasi una dottrina della predestinazione, al contrario, quella di Fabio Botto. Cioè, dimmi in quale famiglia tu cresci, tu nasci e ti dirò che cosa non sei, ma che cosa puoi diventare, quali sono i tuoi privilegi di fondo, no? Che non è soltanto un discorso di tipo sociale, ma è anche un discorso di tipo antropologico e ovviamente culturale. Cioè, la famiglia in cui tu nasci e cresci ti ha dotato di uno status o di un habitus di comportamento, per dirla con Bourdieu, che tu naturalmente ti sei trascinato per tutta la vita, ma sulla base di quella benzina che ti è stata data, di quell'humus, di quell'habitus mentale che per esempio un contadino, un bracciante o un poveraccio non possono avere, alla faccia di coloro che ritengono che l'uomo è un self-made man, che si fa da sé, che si fa da sé con le sole forze, per dirla secondo la retorica appunto americana. Un altro concetto importante che lui attinge da Gehlen, ma anche in qualche modo dallo stesso pensiero della Weil, è quello di esonero. Di esonero, cosa vuol dire? Che praticamente i privilegiati della storia sono esonerati da qualcosa di specifico, dal contatto materiale con i bisogni.
Ossia, naturalmente, delegano la soddisfazione di bisogni e il cosiddetto lavoro, il work, per dirlo con la per dirlo con la Vale, anzi con la Arendt, delegano il lavoro legato appunto al biologico, lo delegano naturalmente ad altri, quindi alla maggioranza dei non privilegiati. Non è soltanto la riproduzione della schiavitù, ma è qualcosa di più sottile, cioè la schiavitù diventa schiavitù simbolica poi sostanzialmente, no? Ecco, soltanto una minoranza di individui possono dedicarsi al coordinamento dell'attività materiale del grosso della comunità di cui fanno parte, mentre gli altri loro simili continuano a rimanere incatenati ai ritmi della produzione materiale. Ecco che cos'è l'esonero. Se io sono un privilegiato, io godo dell'esonero dal non fare quello che fanno gli altri, i lavoratori, quelli che sono a contatto con la terra, quelli che sono a contatto con i bisogni materiali. Ecco la polarizzazione fra un'elite di specialisti, naturalmente, e la massa dei lavoratori. Appunto, naturalmente, il regime di privilegio si imporrebbe per sé sotto l'azione martellante della necessità naturale, secondo alcuni. Quindi, praticamente, secondo alcuni, anche secondo molti, i privilegiati sarebbero naturalmente figli dell'azione martellante della necessità appunto materiale. Anzi, Botto appunto ritiene che i privilegiati sono esonerati dalla necessità, nella quale invece sono imbrigliati i non privilegiati. Ecco, esonerati dalla produzione materiale. Questo è l'habitus, questo è il regime simbolico del privilegio, cioè un regime simbolico che include l'esonero dalla parte sporca, potremmo dire, del vivere, o dalla parte, come dire, materiale, non sporca, questo è già moralistico, quella della, naturalmente, del contatto con il bisogno, con il nudo bisogno. Il privilegiato praticamente detta i tempi, i modi, gli spazi, ma non si sporca le mani, sostanzialmente, perché gode di questo regime simbolico del privilegio. Ecco che la società a questo punto si distingue fra oppressori e oppressi, già nella Simone Weil, fra chi naturalmente è legato alla necessità naturale e chi invece è esonerato fin da piccolo, sostanzialmente, fin dalla famiglia, fin dalla sfera sociale nella quale nasce, dalla necessità naturale. Un altro autore caro a Fabio Botto è Primo Levi. Nei Sommersi e di Salvati, Primo Levi distingueva fra prigionieri semplici e prigionieri privilegiati. I prigionieri semplici erano appunto i prigionieri che naturalmente facevano i prigionieri e quindi erano condannati a questo loro rango di prigionieri senza speranza. I privilegiati erano dei prigionieri meno prigionieri degli altri perché cosa facevano? Entravano attirati, assorbiti, risucchiati dai privilegiati, pensiamo anche ai campi di concentramento, in una zona grigia in cui loro non erano più prigionieri nudi, ma erano prigionieri che collaboravano con il padrone. Entravano in questa zona in cui, pur di salvarsi la vita, naturalmente finivano col, come sappiamo, tradire la causa degli oppressi e quindi col fare, naturalmente, i collaborazionisti, col collaborare con il padrone e col nemico. Era la zona grigia, come la dice Fabio Botto e o Primo Levi, incubatrice dei privilegi. Ecco, il prigioniero eletto a collaborazionista del padrone, in questo caso del nazista, finiva col usufruire di quella zona grigia che gli concedeva dei privilegi, magari piccoli, meschini, gretti privilegi, ma quelli erano privilegi rispetto a chi gli stava sotto, che prima era al suo stesso livello. Terribile questa considerazione, che appunto questa memoria di primo appunto Levi, terribile questo opportunistico tradimento che rinnegati ebrei, polacchi, francesi, italiani facevano proprio per essere un gradino sopra rispetto ai loro compagni di sventura. E in Se questo è un uomo, poi Primo Levi, lo cita Fabio Botto, parlava anche del cosiddetto farsene una ragione, cioè c'erano tante le lingue, tante le culture,
dei prigionieri, dei campi di concentramento, che a un certo punto il dramma non era tanto quello di soffrire, ma di non capire le ragioni della propria sofferenza. Per cui l'assurdo della sofferenza li rendeva assolutamente incapaci di intendere, volere, incapaci di reagire. Mentre invece il farsene una ragione, questa sofferenza, cioè trovare perlomeno delle motivazioni, era un modo per reagire alla sofferenza stessa. E in questo regime simbolico del privilegio anche il farsi una ragione era utile per entrare in quella zona, dalla zona grigia addirittura alla zona stessa del privilegio. Nella lotta darwiniana, no, appunto, fra oppressi e appunto oppressori, Fabio Botto tra l'altro dice una cosa abbastanza interessante, non l'ha detto lui, ma naturalmente è molto, molto intelligente sottolinearlo, che la selezione naturale a cui si sarebbe praticamente adeguata la selezione sociale, di tipo, appunto, si parla di darwinismo sociale, andrebbe letta al contrario. Forse è Darwin che ha praticamente applicato alla natura quella che già era una selezione naturale della società. Cioè, l'ipotesi di Fabio Botto è che la selezione sociale viene prima, per esempio già con le teorie di Malthus, no? Viene prima. Poi il malthusiano Darwin avrebbe appunto applicato alla natura quello che forse era uno schema sociale, no? Quindi il darwinismo sociale paradossalmente precederebbe il darwinismo di Darwin, naturale. Quindi andiamo un pochino avanti. Ecco, il privilegio, abbiamo detto, è un privilegio sociale, ereditato socialmente, ma soprattutto ereditato culturalmente. Di solito si distingue fra capitale sociale, capitale culturale, capitale economico, lo fa, mi pare, Bourdieu. Ma bisogna tenere conto della base economica del privilegio, della base sociale e soprattutto della base culturale simbolica del privilegio, che forse è quella che più conta, o almeno più conta per Fabio Botto. La cosa forte che lui dice, tra le altre, è che il regime simbolico del privilegio si tramanda, addirittura si eredita, più che conquistare si eredita e si subisce. Quindi, da una parte si eredita, da parte dei privilegiati, dall'altro si subisce una sorta di trasmissione degli strumenti simbolici. Poi è chiaro che la dimensione culturale, cioè il privilegio ereditato culturalmente, viene poi spacciato come il privilegio naturale, ossia coloro che nascono il privilegio e si sviluppano appunto il privilegio sono naturalmente dotati o sono naturalmente fortunati. Non si va mai sostanzialmente a risalire alle ragioni, che sono ragioni che nulla hanno a che fare con il farsi da sé, col self-made man, con il costruirsi da sé. Il capitolo secondo si intitola Santi in Paradiso, che è già un titolo estremamente significativo. I Santi in Paradiso. I Santi in Paradiso sappiamo chi sono, ma già nella religione induista, quella attualmente che poi farà capo ai Vega, e che parte proprio dal popolo ariano, appunto il popolo invasore degli Aria, ecco, in questo induismo c'è un mito, per esempio, proprio nei Veda, estremamente significativo, che riassunto fa un po' così. Quando smembrarono Purusha, in quanti parti lo divisero? Che cosa divenne la sua bocca? Che cosa le sue braccia? Come sono chiamate ora le sue cosce e i suoi piedi? La sua bocca diventò il sacerdote, brahmano, le sue braccia si trasformarono nel guerriero, ksatria, le sue cosce nel contadino artigiano, vaisha, dai piedi nacque il servo, sudra. Quindi queste categorie, che probabilmente poi daranno anche adito alla filosofia del karma, poi sostanzialmente, sono quelle che appunto sono alla base delle caste, che sono già appunto incluse in questa specie di smembramento della terra madre, della terra madre, in questo inno che si chiama non a caso inno del maschio primordiale. Quindi l'inno del maschio primordiale vede uno smembramento della terra, appunto del cosmo, che alla fine produce praticamente la divisione della società in caste. E poi si arriva naturalmente appunto alle caste, si arriva
al concetto di karma, concetto appunto di karma, che è un concetto sostanzialmente destinale, si arriva appunto alla società che con buona pace anche di Gandhi diventa una società basata appunto sulla distinzione sociale fin dalla nascita. Si dice che il cristianesimo è diverso, il cristianesimo non è una religione del privilegio. Bene, Fabio Botto smonta anche e soprattutto questa verità. Il cristianesimo non sarebbe una religione del privilegio? Non ci sarebbero privilegiati? Ora, il fatto è che nella religione, cioè in genere, nessuno sceglie la propria religione. Ognuno, ricorda Fabio Botto, nasce dentro un humus religioso. Quindi già l'humus religioso in cui si nasce non viene scelto all'origine, tant'è vero che colui che non si adegua appunto all'ortodossia viene chiamato eretico. Con la religione sorge sempre l'appartenenza a una fede fin dalla nascita, quindi a uno status comunque simbolico, religioso, e sorge con la stessa nascita in questo status simbolico del religioso, nasce l'eresia come suo contrapeso. La religione cristiana è una religione dell'amore, è una religione della pace. Bene, allora andiamo a vedere intanto il calvinismo, andiamo a vedere Paolo di Tarso, no? Che cosa dicono? Beh, nel calvinismo di Giovanni Calvino, come sappiamo, c'è la predestinazione, c'è la dottrina della predestinazione, per cui alcuni sono predestinati. Dall'altra parte, per quanto riguarda il Vangelo, pochi chiamati, molti chiamati, pochi gli eletti, e quindi c'è un Vangelo della elezione. San Paolo parla del fatto che il Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ma quali uomini? Quelli che lui appunto presceglie. In Gesù Cristo, suo figlio diretto, Dio Padre si è incarnato, dice Fabio Botto, consegnandosi alla storia, alla finitezza, alla sofferenza e infine alla morte, all'unico scopo di garantire la salvezza dal peccato originale a tutti gli uomini e sue creature mortali, oppure soltanto a quei pochi individui privilegiati, tra di esse che in modo del tutto indipendente dal loro merito personale, egli stesso avrebbe da sempre predestinato alla salvezza eterna. Qui siamo sul confine, no? Fra calvinismo, salvezza di pochi, oppure molti chiamati, pochi gli eletti, e la elezione di tutti da parte di Dio, ma è sempre comunque Dio che sceglie. Ora, e poi quella che Fabio Botto chiama la violenza aurea delle buone intenzioni. Di buone intenzioni lastricato l'inferno, come si suol dire, no? E ci sono quei buoni imbecilli, come li chiama appunto Fabio Botto, e che sono predisposti a salvare gli altri, a salvare l'umanità, a redimere l'umanità. Questi salvatori, dotati di buone intenzioni, i fari del bene, finiscono col commettere più danno che altro, perché sostanzialmente impongono e proiettano alcuni valori sul resto dell'umanità, il cristianesimo o Doget. Quando qualcuno vuole il bene degli altri, chi vuole il nostro bene andrebbe più soggetto a diffidenza che ad amore, dice Fabio, perché sostanzialmente dietro questa voglia di comunicarci, trasmetterci e imporci il bene canonico c'è forse appunto qualche altra cosa. Lo può fare soltanto chi ha il privilegio di trasmetterti questi valori. Se non avesse questo privilegio di trasmetterti il valore del bene, o del bello, o del vero, beh, non lo farebbe o non potrebbe farlo, non avrebbe l'autorità per farlo. Ecco perché bisogna sempre diffidare di chi dice umanamente vogliamo il bene degli altri. Questa è un'altra picconata abbastanza forte. Nel cristianesimo, prendersi cura degli altri diventa un prendersi cura dell'altro nello specchio teologico, cioè non prendersi cura dell'altro come altro, ma perché siamo tutti in qualche modo l'altro è specchio del Dio.
ma non perché l'altro è altro. La regola aura, dice Fabio Botto, sembra al tempo stesso esprimere la paradossale pretesa che nell'agire morale orientato al nostro prossimo, nel prendersi cura dell'altro, ognuno di noi possa legittimamente percepire nella persona che gli sta di fronte lo specchio teologico sul quale si proiettano spontaneamente, senza distorsione degni di nota, i nostri bisogni individuali, in quanto tali riferibili unicamente alla nostra singola, contingente, alla nostra storia singolare, contingente, irripetibile. Quindi occorrerebbe invece potersi mettere nella condizione di lasciare fluire liberamente sull'altro uno sguardo immaginale. Lo sguardo di chi dice di fare il nostro bene e di proiettare il suo bene su di noi non è uno sguardo immaginale, perché non lascia essere l'altro come altro, non lascia essere l'ombra, potremmo dire, ma vuole, secondo la metafora di prima, far dilagare la propria luce sul mondo. È la dittatura della regola aurea cristiana, che tende naturalmente a monopolizzare con le buone intenzioni l'altro e tutti gli altri, all'interno però di una cornice, di uno specchio che è puramente teologica. La generosità dei buoni? Beh, bisogna stare appunto attenti perché spesso i buoni proiettano dietro il bene i propri ideali di bene. E questo naturalmente è un attacco a questa, diciamo, al legame fra cristianesimo e privilegio, di tipo quasi nicciano, proprio perché si dice che il cristianesimo è la religione dei non privilegiati. Ecco, questa, diciamo, sciocchezza viene appunto smascherata da Fabio Botto, che incalza e dice, tra l'altro, sono dei brani in cui quella schiavitù che secondo i cristiani c'era in Grecia non ci sarebbe scomparsa nel cristianesimo, ma in San Paolo ci sono dei brani che invece avallano senza nessuna remora la schiavitù come qualcosa di assolutamente, come dire, immodificabile. Ecco, è un bellissimo brano sulla kenosis, ossia sulla spoliazione del privilegiato. La kenosis ricorda la spoliazione di Dio che si fa Cristo, che si fa corpo, che si fa uomo, che quindi si spoglia della propria divinità per cedere, abbassarsi e incarnarsi. Ecco, questo concetto di kenosis, quindi di spoliazione, Fabio Botto lo applica proprio al privilegio. Sono i privilegiati che fanno kenosis di se stessi e del loro privilegio per adeguarsi, adagiarsi, abbassarsi, a prodigare i loro valori e il loro potere e il loro privilegio sulla testa di coloro che non ce l'hanno. Una carità pelosa? Beh, certo, questi sono i privilegiati, in questo caso del mondo, sono carichi di non soltanto di potenza, diciamo, simbolica, ma di profitto simbolico, all'interno di una logica che non è quella dello scambio, io ti do in quanto tu mi dai, no, è di quella del dono apparente, che è il dono del potente sostanzialmente. Quindi il privilegiato che si spoglia del proprio privilegio apparentemente per dare, naturalmente, per concedersi e per concedere il proprio capitale simbolico alla massa di quelli che stanno sotto, dei non privilegiati, dei disonorati. Ma questo profitto simbolico è possibile? Questo cedere, questa kenosis, questa discesa dello spirito sugli altri è in qualche modo, secondo Fabio Botto, la discesa dello spirito del privilegio, che avrà anche tra l'altro i suoi tornaconti nello scendere in questo modo sugli altri, soprattutto sui non privilegiati, soprattutto a livello di prestigio sociale, anche questo a livello simbolico, perché tutto, cioè, siamo nel simbolico, capitale sociale, profitto, cioè tipo simbolico, profitto appunto simbolico, e anche naturalmente questa simbolica manifestazione del proprio potere, che può avvenire soltanto a chi il potere già ce l'ha e non lo condivide, ma lo cede in questa forma
di kenosis, di spoliazione, del tutto, come dire, vicina a una sorta di esibizione, questo abbassarsi, questo mettersi al servizio della causa degli ultimi. Anche questa considerazione Nietzsche l'aveva già fatta. Attenzione alla carità pelosa dei potenti o dei sacerdoti dei privilegiati religiosi di turno, delle caste sacerdotali, come degli sciamani, eccetera. E tra l'altro Fabio Botto va oltre questa provocazione dicendo, udite, udite, che tra questi privilegiati addirittura lo stesso Cristo che cosa fa se non appunto essere proprio l'autospoliazione di un uomo Dio che si fa soltanto uomo e che si rapporta agli altri umilmente. Ma lui, per dirla, come dire, in termini un pochino volgari, se lo poteva permettere appunto dall'alto del suo privilegio. E San Francesco, anche qui sembra scandaloso quello che dice il provocatorio Fabio Botto, San Francesco ha potuto spogliarsi, fare la sua kenosis dei beni del padre, però, ovviamente spogliando il negozio e le ricchezze accumulate dal padre. Lui era un privilegiato figlio di commerciante ricco che poteva permettersi di esercitare questa manifestazione di privilegio. Gli annunciatori della buona novella, gli annunciatori di salvezza, di liberazione, di utopia. Ecco, sono gli eletti che annunciano la buona novella, che annunciano la salvezza. Diffidare, diffidare, diffidare. E poi Fabio Botto va appunto avanti con un capitolo che si intitola addirittura Neanche gli alieni si sono fatti da soli. Ecco, spieghiamo, questi alieni vengono citati qui perché Fabio Botto parla di un film, appunto, di Carpenter, se non sbaglio, che parla proprio della discesa degli alieni che si fondono con, a un certo punto, l'umanità attraverso quella zona grigia, poi sostanzialmente, che consiste nella, appunto, l'effetto collaborazionista dei non privilegiati, in questo caso sarebbero i terrestri, con i privilegiati che sarebbero gli alieni. Ecco, i privilegiati sono come gli alieni di quel film. Ma l'esergo interessante di Piotr Uspensky, Frammenti di un insegnamento sconosciuto, l'esergo dice: ritroviamo così l'antica legge alchimistica. Per fare dell'oro occorre prima avere dell'oro. Senza oro nessuna possibilità di fare dell'oro. Beh, questo è proprio chiaro, chiaro. Per fare dell'oro bisogna avere dell'oro. Per naturalmente fare qualcosa di privilegiato bisogna già essere privilegiato in partenza, naturalmente. Ecco, e c'è un autore americano che piace molto, Wright Mills, un sociologo, che appunto ha scritto un'opera sulle élite in cui ci dice proprio che già appunto nell'America praticamente moderna, se l'intellettuale non partecipava a una consorteria, e qui parliamo del privilegio degli intellettuali, se l'intellettuale non apparteneva a una consorteria non andava da nessuna parte. Guai all'intellettuale che non appartiene a nessuna consorteria. Gli sarà rimproverato ogni successo, anche il più incerto, e l'alta virtù trionferà derubandolo. Consorteria, giri giusti, diremmo oggi. L'intellettuale dovrebbe trovare i giri giusti. La lobby potremmo dire. L'intellettuale invece in America viene spacciato appunto come il self-made man, quello che si fa da sé, a prescindere dai giri giusti, dalle lobby, a prescindere dalle consorterie. Eppure, appunto, Wright Mills dice in fondo quella che è la verità, che il re è nudo qui. Se non appartiene a una consorteria, ad una comunità di partenza, non ce la fai. Anche quando Emerson, il famoso Emerson del 41, il fondatore del movimento trascendentalista, parla di una fiducia in se stessi. Ecco. Ognuno nella vita deve poter far conto solo sul sostegno delle proprie gambe. Parole che nascondono naturalmente la verità.
soprattutto in un mondo, che è quello dell'America, dove naturalmente i privilegiati, sembra proprio che i privilegiati non lo diventino, ma già lo sono in partenza. Anche se uno come Anthony Robbins scrive come ottenere il meglio da sé e dagli altri, no? Ecco, è tutta energia personale, tutta farina del proprio sacco, quello che il privilegiato ha appunto raggiunto. E in America, per esempio, ma come in altre nazioni occidentali, stati occidentali, lo Stato, al di là del welfare, molto spesso finanzia o aiuta le imprese, no? Si dice le imprese rischiano, ma non tutte le imprese rischiano se questo rischio alla base è supportato non solo dallo Stato, che si aggiunge al privilegio che già hanno, ma ad una base di fondo in cui imprenditori sembra quasi che a un certo punto si nasca e non si diventi, no? Paradossalmente. Il libero mercato non è libero, è libero soltanto apparentemente perché c'è chi nasce più libero degli altri. Puoi farcela con le tue sole forze, si dice in America, no? Allenando il self-made man. Ecco, il film di cui parlavo prima, quello degli alieni, era The Live, di John Carpenter, che era del 1988, appunto, in cui si parlava degli alieni che sbarcano sulla Terra, della colonizzazione di quei non privilegiati, quei disonorati, che in questo caso sono i terrestri, e di quella fascia grigia, appunto, in cui i disonorati, per onorarsi, per essere privilegiati, accettano anche di mescolarsi in qualche modo agli alieni. Cioè, alieni si nasce, e si nasce privilegiati. Questa è la metafora cinematografica che fa naturalmente il Fabio Botto, utilizzando anche questo libro di Wright Mills sulle elite al potere. E quindi la logica delle caste poi sostanzialmente non è così appunto antica. Il potere si basa su almeno tre caste: casta economica, casta militare e casta politica. Però al di sopra di tutto c'è quella che potremmo definire la casta simbolica, cioè il regime simbolico del privilegio. E i privilegiati, come gli alieni del film di Carpenter, hanno un potere extraterritoriale. E la loro, naturalmente, kenosis consiste proprio nel diffondere la lieta novella, che in fondo non è altro che la colonizzazione dei non privilegiati attraverso praticamente la generosità apparente dei privilegiati. E quindi Fabio Botto in questo libro mette l'accento soprattutto sullo status, sull'humus di partenza dei privilegiati, laddove invece, quando si parla del frutto del proprio talento per ogni cosa che noi riusciamo a ottenere, probabilmente stiamo nascondendo appunto qualcosa. E in un paese come l'Italia, parlare del privilegio non può non aprirsi a un altro discorso, molto più da bar apparentemente, che quello dei raccomandati, no? I raccomandati. Eppure è interessante che la raccomandazione non è soltanto un fenomeno italiano, perché cioè studiato in Italia, anzi studiato più fuori Italia, se è vero che una certa statunitense antropologa, Dorothy Zinn, ha scritto La raccomandazione, clientelismo vecchio e nuovo, nel 2001, ma trascorrendo parecchi anni nella cittadina lucana di Bernalda. Quindi ha fatto uno studio sociologico sulla raccomandazione nella Lucania, e quindi proprio dalle nostre parti. Anche Bourdieu parla un pochino di questo fenomeno, anzi parecchio, nella Distinzione critica sociale del gusto, il famoso saggio del 1979, la raccomandazione. La raccomandazione, in fondo, te la fa chi ha la possibilità di farla, no? Chi, per esempio, ha un capitale sociale che naturalmente si allea col capitale economico, perché il raccomandato è quello che sostanzialmente poi può elargire anche denaro, no? Il raccomandante è uno che ha un forte capitale sociale e fa questo dono, che è un dono quasi simbolico, naturalmente, e che conferma il suo statuto di privilegio. Quindi il raccomandato conferma il potere del privilegio del raccomandante. Era Bourdieu, appunto, che distingueva fra capitale sociale, economico e culturale. Ecco,
appunto la Sin, la sociologa, che ha fatto gli studi in Lucania, dice che il capitale sociale naturalmente ha una specie di perverso scambio col capitale economico, da una parte il raccomandante, dall'altra il raccomandato. Certo, non soltanto non c'è possibilità per l'intellettuale moderno di salire nel rango dei privilegiati al di fuori delle relazioni appunto sociali, ma il capitale sociale, che così sta alla base del privilegio, è un capitale ereditario, paradossalmente, cioè ereditato, per esempio, all'interno delle stesse famiglie, che Fabio Botto, ripetiamo, vede addirittura come luogo originario del privilegio. Bourdieu, il sociologo anche lì amato da Fabio Botto, parla di habitus, e questo nell'habitus c'è l'incorporamento, l'incorporazione dei modi di vita, di lingue e di gusti a partire da un ambiente dato, cioè tu vieni da quell'ambiente e cominci a generare, a coltivare dentro di te un habitus che è il tuo habitus, che naturalmente foggia quello che tu sei per quanto riguarda i modi di vita, i gusti addirittura, anche estetici, la lingua e tutto il tuo modo di comportarsi, che fa di te un privilegiato con tutto lo status symbol. Comunque non siamo lontani dall'epoca in cui Platone appunto distingueva naturalmente fra lavoratori, guerrieri e custodi, filosofi, salvo che appunto lui stesso, Platone, dice Fabio Botto, aveva il privilegio di chi poteva farlo questo. Cioè lui era un filosofo e naturalmente vantava ai filosofi il privilegio di governare lo Stato, ma lui stesso poteva scrivere appunto il trattato politico della Repubblica soltanto dall'alto del suo privilegio di poterlo dire, di poterlo fare e di poter convincere, persuadere i non privilegiati di questo privilegio dei filosofi di cui lui faceva parte. E poi si parla anche della scuola, ecco, della scuola, citando Bourdieu e Passeron, soprattutto appunto Bourdieu, ancora con questo saggio riguardante i delfini, no? Che si intitola appunto I delfini, gli studenti e la cultura, nel 64, e altri saggi che ha scritto Bourdieu per la scuola. Qui la scuola è un luogo di trasmissione dei valori trasmessi dal privilegio, un po' sostanzialmente, no? Cioè sembra che la scuola sia neutra, ma è neutra soltanto rispetto ai privilegiati, coloro che invece sono i non privilegiati, i disonorati, sono soltanto i consumatori di questi valori ereditati e trasmessi, e appunto trasmessi culturalmente. Nel capitolo sesto c'è un esergo, anche questo è appunto interessante, in cui lo stesso Jung dice un po' quello che Fabio Botto aveva detto prima, e anche Bourdieu, cioè praticamente come avrebbe filosofato Platone se fosse stato il proprio schiavo, come avrebbe filosofato Platone se fosse stato il proprio schiavo. Beh, lo schiavo non poteva dire quello che aveva detto Platone, come per esempio la servetta Tracia, ricordiamo, la serva Tracia che deride Talete caduto nel fosso, non potrà mai raccontare la storia sua, no? Lei apparsa soltanto come quella popolana che derideva il grande filosofo che mentre guardava le stelle cadeva nel fosso. Ma esiste una storia, un pensiero, un'eredità delle servette tracce della storia, appunto? E no, quelli sono i muti, sono i sommersi, non i salvati, potremmo dire, citando Primo Levi, nella storia del privilegio. Abbiamo già parlato del termine esonero, che è molto importante. Esonero è un termine di Gehlen, dell'antropologo Gehlen, questo praticamente termine può essere applicato ai privilegiati. I privilegiati sono esonerati dal peso materiale della vita, lavoro, attaccamento alla terra, necessità biologica, questo è qualcosa del genere, abbiamo detto anche l'Anna Arendt. Ecco, c'è sempre un attacco appunto di Fabio Botto nei confronti di quei privilegiati esistenzialisti che fino da Schopenhauer, anche a Leopardi, a Cioran, praticamente hanno, come dire, come inguaribili pessimisti cosmici, hanno anche loro usufruito di un privilegio, il privilegio di poter essere
dei conoscitori superiori dell'umanità umana e di poter addirittura snobbare il bios, in questo caso, a cui l'umanità è appunto legata. Anche i grandi esistenzialisti, come lo stesso Heidegger o il primo Heidegger, sono dei grandi esonerati, esonerabili, esonerati, e che però nascondono questo privilegio, questo esonero da privilegio. C'è una bellissima frase di appunto Pessoa che dice: per essere un sognatore mi manca il denaro, le grandi malinconie, le tristezze piene di tedio non possono esistere se non in ambienti confortevoli e di sobrio lusso. I grandi sogni necessitano di certe condizioni sociali. E qui allora, se parliamo di metafisica con Heidegger, bisogna vedere quale status simbolico c'è dietro la possibilità di parlare di metafisica. Se parliamo di trascendenza, bisogna vedere quale immanenza c'è appunto dietro. Se parliamo di una, diciamo, rappresentazione ontologica, bisogna vedere appunto qual è la rappresentazione, la trascendenza antropologica che c'è dietro. Ecco, Fabio Botto riporta appunto, come prima dicevamo, Max che riporta appunto l'uomo, il filosofo, diciamo, il pensatore feuerbachiano dalla testa ai piedi, così anche Fabio appunto cerca di capire che cosa c'è dietro anche il pensiero della trascendenza, il pensiero della metafisica, se non c'è qualcosa che nulla a che fare col metafisico, ma semplicemente potremmo dire, con gioco di parole, con la fisica del simbolico, del privilegio. E quindi la posizione di dominio che vengono mascherate come vantaggi, come dire, naturali, come vantaggi naturali. Ci avviamo verso la fine. I grandi modelli culturali a cui la cultura naturalmente risponde con le copie, come i simboli del sopra e del sotto, della luce e dell'ombra, dell'uno e del molteplice. Ecco, quante categorie scindono appunto la realtà in una parte comunque privilegiata, modelli, paradigmi, sopra, cioè altezza, luce, unità, no? Tutte potremmo dire tutti i termini che fanno parte del regime diurno del privilegio. E poi questi impostori degli utopisti, dei grandi utopisti, gli impostori prezzolati, come dice anche Mannheim in Ideologia e Utopia, 29, un libro che piace molto a Fabio Botto. E poi l'esser gettati di Heidegger. Beh, c'è un esser gettati e esser gettati. Io posso essere gettato metafisicamente, ma posso essere anche gettato fisicamente in condizioni materiali che mi permettono di pensare al mio essere gettato esistenzialmente. Quindi ecco che tutto viene appunto rovesciato da questa antropologia del pamphlet, questa indagine antropologica del regime del simbolico, del privilegio, nel pamphlet di Fabio Botto. Non tutti sono gettati nelle stesse condizioni, non c'è un esserci che è uguale l'uno per l'altro. E quindi il pensiero di speculare liberamente sull'essere viene da un potere di speculare che è un potere appunto molto, ma molto materiale, senza fare necessariamente i materialisti in questo caso. Un'altra provocazione, si parla tanto di avere o essere, no? Con Eric Fromm, anche con Gabriel Marcel. Ecco, qui lo statuto ontologico, in questo caso dell'essere, quello che ci porta a dire, che porta a dire molti, molti filosofi, conta l'essere, non conta l'avere, diventa una sciocchezza dalla prospettiva di Fabio Botto, perché è proprio sulla base dell'avere che i filosofi hanno potuto parlare dell'essere. È un paradosso, no? Il discorso spirituale sviluppato dalla filosofia intorno al senso dell'essere, cito, si profila quindi come una conseguenza ideologicamente sublimata della precondizione materiale dell'avere. Soltanto chi ha, soltanto chi possiede a tal punto mezzi materiali da non doversi dare più pena per la propria sussistenza, potrà decidere liberamente di concedersi il lusso di sottoporre in modo sistematico a problema il senso di tutto ciò che è. E qui c'è naturalmente la citazione della servetta Tracia nell'episodio di Talete,
il silenzio dei dominati, beh, il silenzio dei dominati, il silenzio letterario dei dominati. Quanta letteratura è scomparsa perché è stata scritta da non privilegiati, no? E quanto potere, quanta ricchezza umana è scomparsa perché era la ricchezza dei non onorati, dei non onorevoli, dei non privilegiati, no? Che non hanno avuto i loro canali di rappresentanza. Ecco, l'avere è la condizione ancora socio-antropologica della possibilità di intraprendere la ricerca ontologica intorno al senso dell'essere. Questo dice Fabio Bosso. Per parlare dell'essere ci vogliono le condizioni per poterlo pensare, perché se non sono le condizioni dell'avere, le condizioni materiali, quindi del privilegio di poterne parlare, dell'essere, i non privilegiati non solo non parlano, ma anche se ne parlassero, non li ascolterebbe assolutamente nessuno. Dell'essere, potremmo dire provocatoriamente, si può parlare soltanto se si ha. Ecco, Nietzsche parlava di una filosofia con la pancia piena, no? Lui distingueva fra i filosofi che hanno stomaco naturalmente guasto, come un po' ce l'aveva anche lui, ma i filosofi che naturalmente riescono a metabolizzare, a digerire, no? In senso un po' diverso, Fabio Botto parla dei filosofi con la pancia piena, quelli che si possono permettere di parlare del vuoto o del nulla dell'esistenza o del senso dell'essere, naturalmente, a pancia piena. E quindi appartengono anche loro al regime dei privilegiati. Quindi diciamo che Fabio Botto non parla soltanto dei privilegiati nel campo scolastico, universitario, soprattutto accademico, ma parla anche di questo tipo di privilegio come monopolio culturale del regime simbolico del privilegio. Ecco, c'è un verso la fine si parla anche del falso mito della rappresentanza democratica, appunto, su cui già Rousseau era perplesso, e anche la stessa Hannah Arendt. La rappresentanza democratica come delega in fondo a delle elite necessariamente il potere parlamentare sostanzialmente, no? Almeno nelle democrazie. Apparentemente i non rappresentati sono rappresentati dai loro onorevoli, poi nella realtà i non rappresentati sono i disonorati, perché attorno al potere, come sappiamo, si coagula tutta una serie di misteri, di non detti, di idee occulte che non arrivano al popolo, ovviamente. E chi sale al potere spesso è esentato dal far i conti con l'altro. E l'ultimo capitolo di questo pamphlet, veramente accanito potremmo dire, parla sulla scia di due accaniti filosofi come Badiou e Zizek. Parla della rivoluzione nel nostro mondo. Si parla ancora, si sta ricominciando a parlare di rivoluzione con Badiou e con Zizek. È un termine che Fabio Botto non si frena da usare, no? Ma con accortezza. Rivoluzione, dal punto di vista astronomico e astrologico, è il tornare dell'astro su se stesso, no? E quindi molti hanno buon gioco nel dire, ma la rivoluzione non è altro che vuol riportare le cose al punto di prima. Come? Ma dice Fabio Botto, si sottovaluta l'altro significato, che era stato già usato fin dal Rinascimento, appunto più filosofico, della rivoluzione come un cambiamento netto, quindi come palingenesi. Slotevic parla di un serbatoio di rabbia accumulato dal popolo, che poi alimenta la sfiducia elettorale, politica, economica dei cittadini un po' ipnotizzati dalla finanza. Botto parla del declino del politico e che poi sembra essere, come dire, trovare una stampella in quella grande bufala che è la critica dell'antipolitica, no? Si critica oggi l'antipolitica, parliamo anche del Movimento 5 Stelle, dell'opposizione del Movimento 5 Stelle. Ma l'antipolitica in fondo che cos'è? Quando non è in buona fede, come in certi casi, se non una difesa, tra l'altro non richiesta di una sorta di autocensura, no? Autocensura.
del politico rispetto agli altri. Cioè, voglio dire, l'antipolitica apparentemente è la difesa della buona politica, ma la buona politica non c'è, quindi l'antipolitica diventa la difesa della cattiva politica. Ecco, quindi veniamo appunto alla fine, la conclusione di Fabio Botto, una delle conclusioni è che i liberatori dell'umanità, i grandi liberatori dell'umanità che parlavano in nome della verità, io sono la via, la verità, la vita, o che parlavano in nome dei valori, molto spesso erano dei privilegiati, quelli che parlavano appunto in nome della salvezza e della liberazione, che hanno parlato nella storia dell'Occidente di salvezza e liberazione, molto spesso sono stati affratellati dal regime simbolico del privilegio. La falsa purezza dei privilegiati, ci fa capire, la falsa purezza di chi ha detto, ha indicato il cammino, ha indicato le vie del bene, con poi la beffa che il male è stato additato proprio in quei sentieri che divergevano rispetto al sentiero indicato del bene, del bello e del vero, quindi degli habitus consolidati. I falsi salvatori, i falsi utopisti, quelli che scendono su di noi o sono discesi e ci hanno raccontato il mondo a loro modo, l'hanno appunto raccontato ai non privilegiati, l'hanno raccontato a quelli che Fabio Botto chiamava i disonorati. E allora cosa fare? Beh, la pars construens di questo libro, devo dire, è sottile, va letta tra le righe, non è esplicito ovviamente, il libro è caratterizzato comunque da un profondo pessimismo, dalla rabbia di un pamphlet. Ma verso la fine si accenna, c'è qualche barlume, qualche baluginio, non tanto di speranza quanto di realismo, bisogna ritornare proprio da loro. Fabio Botto non arriva proprio a dire senza camicie di tutto il mondo unitevi, però il titolo, La rivolta dei nati senza camicia, è praticamente molto indicativo. Si parla di rivolta e non di rivoluzione. Come diceva qualcuno, è meglio parlare di rivolta e non di rivoluzione, che lascia ancora aperto il senso ambiguo del tornare allo stato di prima, la rivoluzione appunto astronomica. E quindi è ovvio che in un libro in cui la pars destruens è prevalente rispetto alla pars construens, è un libro in cui bisogna vedere, è quasi in filigrana, tra le righe, un messaggio che sia anche un messaggio di speranza e non soltanto di brutale e crudele diagnosi, del sociale e della condizione dell'uomo tra privilegiati e non privilegiati. Uno dei messaggi appunto finali di Fabio Botto è proprio quello che si rivolge ad una sorta di rivoluzione dal basso, naturalmente rimanendo sempre all'interno di questo cortocircuito per cui i grandi, come dire, rivoluzionari, quelli che hanno proposto delle rivoluzioni, spesso li hanno proposti proprio dal piano o addirittura dal pulpito del loro privilegio. La scommessa è quella di una rivoluzione invece che sia una rivoluzione dei nati senza camicia, quindi una rivoluzione dal basso. Ma possono davvero fare i nati senza camicia una rivoluzione dal basso senza naturalmente usufruire di quell'habitus, di quella condizione, di quel regime simbolico del privilegio che fa godere, di una panoramica di rappresentazione culturale, del sociale, del mondo più, intera e olistica rispetto ad una visione che, come spesso è quella dei non privilegiati, parziale. Questa è la scommessa di questo libro. La scommessa di questo libro è appunto la speranza di un potenziamento di una rivoluzione che, pur costretta appunto in questo cortocircuito fra privilegiati che possono rappresentarsi in qualche modo il mondo in una maniera, potremmo dire, più completa, no? Più chiara, proprio perché la posizione è quella del privilegio, anche di capire, anche delle condizioni del capire, dell'intelligere, che sono condizioni materiali, e dall'altra parte appunto i non privilegiati, i disonorati, i nati
senza camicia, è chiaro che qui praticamente siamo stretti in questo sentiero, che appunto è il sentiero della prassi, un po' sostanzialmente, dove effettivamente, come direbbe Marx, non c'è più da parlare, c'è proprio da agire e da muoversi in quella direzione. E la direzione è quella del simbolico. Quindi la scommessa di Fabio Botto è proprio un'azione, come dire, pratica e pragmatica, nel campo del simbolico. Come abbattere questo regime simbolico del privilegio? Questa naturalmente è la domanda che potrebbe sorgere alla fine di un libro lucido, anzi di un inedito, speriamo che lo rimanga ancora per poco, inedito, lucido, graffiante, un pamphlet che naturalmente fa tutti appunto riflettere, fa tutti riflettere non soltanto sulle origini del privilegio, ma sulle contraddizioni che poi culturalmente ruotano attorno alla rappresentazione del privilegio, che spesso è una rappresentazione o in malafede, quindi fatta dagli stessi privilegiati, o una rappresentazione mutila, parziale, come quella naturalmente operata dai non privilegiati. Grazie dell'ascolto.